vedere il risultato del lavoro di così tante persone, veder nascere nelle nostre linee di montaggio un prodotto tangibile di utilizzo concreto nella produzione della filiera alimentare è davvero un motivo d'orgoglio. Mi chiamo Claudia Sorci e sono Launch Manager dello stabilimento CNH Industrial di Iesi. Nello stabilimento per la gamma Specialty vengono prodotti internamente tutte le trasmissioni che sono il vero cuore del trattore e la totalità dei moduli guida. Dopo aver unito il motore e l'asse ruota anteriori, il montaggio del trattore prosegue con tutte le installazioni idrauliche. Si prosegue con la verniciatura, il montaggio del sistema di trattamento dei gas di scarico, l'installazione della cabina, serbatoi, cofani e tutte le personalizzazioni e le varianti richieste dai clienti. Uno dei punti di forza del plant è la vicinanza delle aree di produzione a quelle di collaudo, in cui vengono testate internamente sia i sottocomponenti sia il trattore completo, per garantirne il funzionamento corretto e la durata nel tempo. Il processo di collaudo è strutturato, ma allo stesso tempo deve essere flessibile per soddisfare la versatilità degli oltre 500 modelli che produciamo e delle 16.000 opzioni possibili. Il primo obiettivo della produzione è prevenire, non generare errori. E per questo ogni fase del processo di montaggio è dotata di particolari strumenti, allarmi, sistemi poca yoke, quindi a prova di errore. Con questo si intende proprio l'utilizzo di una serie di dispositivi che impediscono fisicamente di sbagliare oppure che segnalano visivamente l'errore prima che venga commesso o congiuntamente all'esecuzione dell'operazione. I controlli partono fin dalla fase di produzione delle trasmissioni. Sono effettuati sia da operatori addestrati che con il supporto di macchinari e sensori. Ogni singola trasmissione viene sottoposta a un collaudo di 1 ora e 20 minuti per i modelli idraulici più complessi, con almeno 200 controlli articolati tra allestimento, prove di pressioni, portate, trafilamenti, collaudi elettrici, con 16 operatori impegnati su 3 turni di lavoro. Usiamo controlli ad aria e a olio per garantire la corretta funzionalità delle frizioni idrauliche, dei pilotaggi delle valvole e per sollevatori, distributori, frenature idrauliche ed ovviamente per vedere che il cambio e tutta la catena di ingranaggi funzionino correttamente. A Iesi produciamo internamente il 97% delle cabine installate sui nostri trattori. Nel collaudo della cabina si sonda il corretto funzionamento dei software, tutte le funzionalità elettriche ed elettroniche. Parliamo di circa 50 controlli in 45 minuti di collaudo, che misurano continuità elettriche, assorbimenti, uscite in tensione verso le periferiche, oltre a vari check fisici effettuati da 2 collaudatori. Un collaudo particolare dedicato alla cabina livello 4, che è il fiore all'occhiello della serie di specializzati T4 FNV, che grazie alla sovrappressione interna garantita da un ventilatore più potente e all'azione di filtri speciali, impedisce l'ingresso non solo di polvere, ma anche di vapori ed aerosol. Dopo l'assemblaggio delle varie componenti abbiamo il trattore completo e procediamo quindi con la sua accensione. Si effettua quindi la calibrazione elettrica ed elettronica e dopo aver mandato in temperatura l'olio trasmissione si procede con il collaudo dinamico sui banchi a rulli per testare nuovamente tutte le marce, i comandi, le funzionalità idrauliche, questa volta con le ruote a terra. Arriviamo ad effettuare fino a 228 controlli per trattore, sia statici che dinamici, e dedichiamo fino a 1 ora e mezza all'interno dei check di qualità. Al collaudo finale lavorano 40 operatori, alternandosi in 2 turni di lavoro. Il lavoro di controllo è un continuo sforzo di miglioramento dei processi e deve essere efficace ma anche contestualizzato per il singolo trattore. Gli operatori per questo sono aiutati da liste di controllo dinamiche, dove vengono proposti sia collaudi standard sia legati alle option disponibili, organizzando il lavoro di controllo secondo una sequenza standardizzata di senso compiuto. Un prodotto di successo come la nuova serie T4 FNV nasce solo se si tiene in considerazione anche l'elemento umano di questo lavoro. Comunicazione, collaborazione, coinvolgimento sono fattori importantissimi per mantenere la squadra motivata. Formazione e certificazione sono fondamentali, ma l'errore umano deve essere preso in considerazione ed è qui che il supporto di sistemi di ausilio e dell'automazione diventa rilevante. In New Holland crediamo che qualità voglia dire soddisfare le necessità del cliente e superare le sue stesse aspettative, continuando a migliorarsi ogni giorno. È questo che fa di New Holland un leader di trattori specializzati.